Non so neanche da che parte rifarmi con questo video. Non so quanti di voi la prenderanno bene o male, mi sa. Anzi, già avrò meno di un centinaio di iscritti, o giù di lì, non mi ricordo neanche. Così li dimezzo tutti. Vabbè, comunque devo farlo perché sento proprio il bisogno. Ora ho anche una bella luce da una parte che mi vedo tutte le ciglia. Se non mi fettino le ciglia, non sto bene. Ecco. Allora, tante persone vedono il mondo degli incensi soltanto, o comunque insomma, una bella fetta di questo argomento. È dedicato alla fumigazione e nonché a qualcosa di appunto magico, no? Quindi intanto subito cazio e mi dispiace, veramente chiedo scusa, ma qualcuno di voi mi conosce e sa quanto sono burbero e criticone, però anche con cognizione di causa. Lasciate stare la magia, quella poi, come le chiamo io, le streghe d'appartamento. Ok? Smettetela di fare le streghe d'appartamento. Non perché io non creda alla magia, assolutamente. Anzi, questo video mi sprona a cercare di chiarificare un po' l'argomento perché io, con il mio negozio qui in questo antro delle streghe, paradossale dirlo così, però insomma, i miei antri, punto, basta, andri, andri, e non voglio fare magie, non vendo e vado a giro per il mondo a cercare prodotti, soprattutto ovviamente la botanica è quella che mi appassiona, quindi l'etnobotanica è quello che mi ha portato a tutto stambaradan di roba dietro, compreso tanta polvere. Ma non mi interessa fare magie, fare pozioni, filtri o creare miscele che possono aiutare ad attirare una cosa, a respingere un'altra. Forse più respingere che attirare. E questo è l'argomento, un po' il fulcro che mi sprona appunto a questo video. Smettetela di stare lì a fare fumigazione per attirare chissà quale genere di energia o comunicare con, peggio ancora, comunicare con qualche entità. Ok? Perché entità è un mondo enorme, vasto, da discutere, che per qualcuno sorride dicendo, vabbè, chi è? Stiamo parlando di fantasmi? Sì, parliamo di fantasmi, parliamo di arconti, chi li chiama egregore, ci sono tantissime forme pensiero, appunto, anche. Di questa cultura che va avanti da millenni. Anzi, siamo sempre stati affascinati sia dell'aldilà, come prepararsi, cosa c'è di là, la paura di conseguenza, e quindi poi, al mio punto di vista, tante religioni hanno marciato sopra a questo discorso della paura dell'aldilà e quindi preparare un'anima al trapasso dentro a un dogma, dentro a una religione dove di tuo non c'è niente alla fine di percorso spirituale. E vabbè, lasciamo perdere questo argomento, farò forse un altro video prima o poi, più poi che prima, perché da come sono veloce io a fare i video. Però ecco quello che devo dire
lasciate perdere questa entità che uno crede di avere contatti con arcangeli, gli angeli o spiriti guida o l'angelo custode. Ok? Spesso queste entità, queste energie, si camuffano da angeli, che a mio punto di vista angeli non sono. Poi, appunto, angelo, che cos'è? Una parola della nostra cultura occidentale. Poi entriamo nella cultura asiatica, in India ci sono i Deva e gli Aruna, quindi i Deva sono gli dei buoni e gli Aruna sono divinità cattive o comunque demoni, chiamiamoli così, ok? Quindi è tutto anche un fatto di linguaggio. Ma, e ripeto, questo è un mio punto di vista, che lo vedo adesso fuoriuscire un po' da altre persone, quindi che si espongano un pochino anche su un argomento ancora più delicato, che è quello della luce che dovremmo seguire, per alcune culture dovremmo seguire, e ci sono anche queste esperienze post-mortem, che è solo un momento del passaggio, eh? Bisognerebbe anche leggere un po' il bardo del Libro Tibetano dei Morti, ecco, interessante. Ma ritornando all'entità, spesso si camuffano da qualcosa di buono per poter entrare. E come si dice proprio in gergo, parassitare. Ok? Quindi quando siamo in quel momento in cui abbiamo il bisogno di anche chiedere un aiuto, ci appoggiamo non con le nostre forze mentali, cioè quello che possiamo fare su questo mondo, ci buttiamo su altri piani e cominciamo a leggere astrologia, l'oroscopo e cominciamo a fare con le monetine. I Ching, bellissimi, eh? Cioè, sono anche tutte discipline molto interessanti, però ci si va a cadere sempre solo quando ci sta un momento di bisogno e questo fa anche ridere perché fa tristezza. Non è così. Possono essere discipline molto interessanti, ma non è che si deve stare a tirare giù monete per fare gli esagrammi per i Ching tutti i giorni perché dobbiamo sapere come muoversi oggi o sentire alla radio l'oroscopo della giornata. Via. Ok, quindi quello è un momento di debolezza. Questa debolezza permette di far entrare le peggio schifezze. Ok, crediamo di avere a che fare con entità benevoli, buone, che ci danno un indirizzo a un qualcosa, e invece no, ci parassitano. Proprio arrivano come vermi addosso. E sono cachi levarli dopo, ok? Quindi, e ne parlo per esperienza, perché ahimè purtroppo ho avuto un'adolescenza, infanzia, adolescenza, diciamo, adolescenza, gioventù, anche abbastanza casinata, quindi ne ho fatte di esperienze, poi boh, ne parlerò eventualmente. Quindi ne parlo anche in prima persona, poi. Ho fatto tantissime arti marziali, soprattutto la meditazione è quello che mi ha dato anche un grande focus e cercato anche dentro me stesso anche le risposte. E badate bene, sembra, ma arrivano e arriva roba molto interessante con la meditazione, a differenza tipo diciamo di una preghiera che invece si sta lì prostrati dentro a una chiesa che boh, non si sa neanche cosa stiamo cercando veramente. Queste entità si camuffano. Ok, e allora cerco di far capire un po' il mio punto di vista in questo momento. Ma prendiamo l'evoluzione. Tutto, l'universo si evolve in un modo o nell'altro. Purtroppo anche in maniera apparentemente molto cruenta. Tiranna, la natura è così, non è. Poi non so se l'ho già detto, io utilizzo sempre una frase che gli uccelli non cantano,
Lo spiegherò. Quindi è tutto una sorta di competizione, una guerra, ma questo permette in qualche maniera, attraverso le esperienze e gli errori, di evolversi. Tutti gli organismi, in un modo o nell'altro, fanno di questo, ed è una selezione. Noi facciamo uguale, anche mentalmente facciamo uguale, possiamo dire anche spiritualmente, le esperienze. Quindi, se a me arriva un angelo custode, che poi lo vediamo con le ali, che non esistono, cioè se leggiamo veramente Antico Testamento o alcuni testi sacri, gli angeli non sono quelli disegnati come nel Rinascimento, che dovevano essere in qualche maniera più attraenti. Ecco, quella visione lì non esiste. E se io devo. Come posso dire? Aver aiuto da un'entità, io dov'è che la faccio l'esperienza? Quindi io dopo, a forza di meditare, riflettere, anche discutere con altre persone, cioè, si è giunto a che non ci deve essere un'interferenza. E ve lo ricordate? Per qualcuno un po' vecchiotto come me, quasi boomer o boomer, la prima direttiva di Star Trek, bellissimo. Cioè, ho rivalutato tantissimo Star Trek, ero più appassionato di Star Wars, poi me l'ha rovinata la Disney, e ora sto riguardando anche vecchi episodi di Star Trek. La prima direttiva, bellissima. Non influenzare finché una civiltà non è così evoluta da poter capire alcune cose. Se no, arriva un alieno su questa terra adesso, anche 2024, arriva adesso un alieno, usa qualche tecnologia che noi diremmo: ah, quella è magia, sta facendo magia quello, perché non riusciamo ancora a capire alcune cose. Per noi la scienza è già arrivata, ha già spiegato tutto in questo universo. Questo mondo, l'universo, l'ha spiegato. O più o meno, insomma, si trovano d'accordo, già fatto, l'universo è così, punto. Ma insomma, ragioniamone. Quindi, queste entità non devono influenzare il nostro percorso. Quindi, tutti quelli che ci influenzano non sono a fin di bene. L'avevo detto che oggi ero cattivello. Però cerco di motivare a riflettere, anzi, soprattutto, tanta gente che in qualche momento di bisogno si va a cercare le cose più strane. Ora poi siamo in un'epoca dove la New Age ha portato un mischione di cose che ha fatto peggio ancora che mai, perché ha messo insieme culture, divinità e tutti si va a cercare queste entità, appunto, per prendere come se fosse un nettare, no, proprio sbagliato, proprio quasi l'opposto. Ok? Quindi affidiamoci alle nostre forze, tiriamo fuori la nostra capacità, ma non perché non si deve essere umili e chiedere anche agli altri o dentro se stessi, ma non rivolgiamo la preghiera verso un qualcosa che non sappiamo chi è. E questo io ci vado peso perché vado anche su istituzioni, perché io non so chi è fino in fondo quello che mi fa andare dentro a una chiesa, dentro a una moschea, dentro a un qualsiasi struttura dogmatica, appunto, e mi dice: questo devi adorare lui. L'idolatria, già che è una cosa bruttissima l'idolatria. Però chi è? L'hai visto te? Ti ha parlato? Quindi, insomma, io invece ritengo che va benissimo anche la preghiera, ma rivolta verso dentro noi stessi. Ok? Non cercare peggio ancora le sedute spiritiche, la tavola Ouija o farlo. Da lì che poi mi è partito anche
tanto di cui riflettere, gli errori che ho fatto io, perché purtroppo ahimè l'ho fatto, insomma, le conseguenze in parte ce ne sono state. Quindi affidatevi alle vostre forze. Uguale, come tante persone mi dicono, devo fare questo, un incenso per... Non mi chiedete qual è meglio, se la salvia o il palo santo. Qui dovrò fare tutto un altro argomento, o un altro video, scusate, dedicato anche, soprattutto al palo santo. È meglio la salvia o il palo santo o qualche altra cosa? Qual è che funziona meglio per scacciare qualcosa, diciamo così, no? Per eliminare energie negative? Meglio il palo santo o meglio la salvia bianca o la mirra? Ma allora, mi viene da ridere, mi scappa proprio il sorrisino così, perché a volte sono domande, boh, forse un po' sempliciotte, forse non riflettendoci tanto, ma allora le nostre care amate streghe, che erano quelle che avevano un patrimonio, detenevano proprio un patrimonio culturale proprio dedicato alle piante, sì, anche alla magia, ma spesso non sempre vista come magia cattiva. Sì, qualcuna si sì, faceva anche, ma per forza, perché venivano represse, perché la Chiesa gli spezzava le gambe, e allora loro per vendetta facevano anche di quello. Quindi il male va visto anche da altri punti di vista, ok? Non soltanto quelle male perché in qualche modo si vendica, diciamo, non va bene comunque, perché quelle energie fanno un gran casino. Però in genere erano come se noi vediamo il curandero, adesso è ritornato un po' la moda dello sciamanesimo, quindi laggiù, la parte dell'America Latina, il curandero, e noi avevamo come curandero, come guaritori le nostre streghe, soltanto non piacevano e venivano messe al rogo, anche perché poi comunque insomma utilizzavano piante spesso allucinogene o psicotrope, facevano mischioni con delle cose che adesso, cioè, insomma, bisogna saper utilizzare. Quindi avevano questa capacità. E mi sono perso. Ho recuperato. Dicevo sul fatto delle fumigazioni, palo santo, salvia, ma le nostre streghe, appunto, stavano lì ad aspettare nel 1200, il 1500 o 1600 che ritornassero in quale caravelle con Colombo, Vespucci e tutta la banda dei conquistadores di là dalle Americhe per avere poi il palo santo insieme al pomodoro, il mais e tante altre belle cose, la patata, la vera patata, il primo tubero era, non era la vera patata, la Solanum, tuberoso, per avere il palo santo e scacciare. Loro utilizzavano le piante che avevano davanti casa, anzi se le coltivavano, la ruta, la salvia, la nostra salvia, Salvia officinalis, il ginepro, l'alloro, avevano queste piante per scacciare. Non è che stavano lì ad aspettare salvia bianca sì o palo santo, ma è etico? No, non è etico nulla del palo santo, ne parlerò. Ok? Quindi che cos'è? Non funziona la nostra salvia, bisogna utilizzare la salvia bianca che poi, insomma, a forza di tagliare, peggio ancora, a rischio di estinzione, del palo santo, perché ora il palo santo hanno cominciato già da un decennio a questa parte, a seminarlo e quindi rigenerare, che già questo è un altro argomento, farà tutto parte del prossimo, capitolo. Quindi, non da me, dal mio punto di vista, sì, ovviamente ogni pianta ha la sua vibrazione, nonché la chimica che ha una vibrazione, che anche questa ancora non riusciamo a mettere insieme, perché o piano fisico o piano spirituale, quindi energie, e perché no, insieme, dato che ormai siamo arrivati con la scienza a capire che comunque gli atomi sono particelle, insomma. Sono elementi fatto di tante particelle, appunto tante
vibrazioni. No? E quindi se è una vibrazione è una frequenza, se è una frequenza è un'energia. Quindi stiamo parlando comunque sia sempre di energia. Quindi va benissimo che la salvia di là o la salvia di qua possono avere delle energie differenti, ok? Bene. Ma che aiuti a scacciare un'entità di un'altra dimensione, come si intende, come si pensa, cioè, fa cazzotti questo discorso. Allora, cosa voglio dire? La potenzialità e la magia che si intende è tutta dentro. La materia è soltanto un veicolo. Ok? Diamo forza a quello che vogliamo fare, al nostro intento. Utilizziamo delle piante, sì, diamo valore a quelle piante. Poi, più che sono esotiche, più che costano, anche quelle, come la medicina, più che può funzionare. Ragazzi, può far ridere il discorso, ma ho a che fare con questi argomenti quasi quotidianamente. Ok? Io sono più un semplice appassionato di botanica, non sono un botanico laureato, però ho avuto a che fare anche con qualche istituto, ho fatto collaborazioni. Mi piace esplorare il mondo della natura e annusarla, esplorarla in tanti punti di vista, catalogarla, quindi sono un patito, un maniacale un po' della catalogazione. Io, se non ho una pianta con un nome scientifico, neanche la vendo, neanche la propongo, perché mi arrivano tante persone che hanno fatto un viaggio e mi portano qualche cosina, dice, ma che cos'è? Boh, che ne so io che cos'è? Ma, nome scientifico? Niente. Nome locale? Niente. E quindi ecco, non ha più valore. Quindi ecco, io vado tanto su questo. Anche la profumeria, profumo, come continuo a dirlo e insisterò ancora per tanto tempo, voglio riprendere in mano il profumo, perché ormai ci sono tutti solo i profumieri che escono da delle accademie che costano un botto di soldi, gli fanno annusare molecole, bellissimo, chimiche spesso, perché tanto la profumeria, se non è chimica adesso, non funziona più, sarà un altro argomento ancora. Ok, ma quello che voglio dire è questa cosa, lasciate perdere queste entità, perché vi parassitate in un attimo e portiamo spazzatura. Noi dobbiamo fare all'incontrario su questo universo. Cioè, noi dobbiamo buttare potenza, energia, per scacciare questo. E che cos'è spesso? Soprattutto la paura. Okay? Più che abbiamo paura e più che veniamo attratti da queste entità. E di conseguenza si impregna un po' tutto l'ambiente. E poi di conseguenza dobbiamo fare le fumigazioni. Questo circuito non mi dà di grossa evoluzione. Ok? Potrei continuare a parlare di questo, anche sul discorso della luce. Forse il prossimo video che voglio fare sarà, voglio intitolare, che sei, una falena o una piattola? Perché le falene si buttano sulla luce, no? Ah, ti dicono, devi seguire la luce, al di là segui la luce. Sì, vabbè, ma se quella luce è quella dove ci vanno a morire le zanzare? No? Altra cosa. O se no una piattola che alla luce scappi. Quindi, cosa ti stai preparando di là? E beh, e questo è un'altra ancora. Niente, basta. Credo di aver decimato gli utenti. Va benissimo, e seleziona anche questa.